Ben ritrovati di nuovo su ReviewU. Oggi una recensione un po' diversa dalle altre, perché vado a recensire una cornice, compreso il vetro, per quadri, ma io in questo caso l'ho acquistata per una tesi di laurea, quindi un formato A3. Ci sono diversi colori, vi lascio innanzitutto il link in descrizione come sempre del prodotto, acquistata su Amazon ad un prezzo di quasi 30 euro, 27,95 per precisione, ma il prezzo è variabile. C'è scritto che è fatta in Germania. La cornice, a differenza magari di altre cornici che sono fatte in plastica o in legno compensato, è in alluminio, quindi mi ha colpito molto questo prodotto e mi sono orientato su questo prodotto anche per questo motivo. Cornice che può essere non solo in formato argento come in questo caso, ma c'è anche bianca e nera, sempre in alluminio. Formati e dimensioni diverse, questa è 29,7 x 42 cm, la 3, ma c'è anche formato A4, formato 30 x 40. Vabbè, insomma, sul sito trovate tutte le dimensioni. E devo dire che comunque anche le recensioni sembrano positive, ma andiamo a vedere insieme com'è il prodotto e capire. La preoccupazione principale era inizialmente quella che potesse arrivare rotta e compromessa, ma ho notato che dalla confezione appunto arriva veramente super protetta. Cartone grande con dentro appunto della carta che mettono solitamente nella logistica di Amazon, e poi c'è questo strato di pluriball che protegge tutta la cornice. Andiamo ad aprirla insieme. Si sente anche a livello di peso che è comunque una cornice solida. Si tratta di vetro acrilico, come c'è scritto qua. La dimensione è quella che vi dicevo prima. Come vedete, i bordi sono in alluminio e il retro presenta queste clip che sono facile appunto da aprire la parte sul retro e mettere appunto la tesi o il quadro, il disegno che volete, e poi c'è anche la possibilità di appendere comodamente, vedete? Anche i bordi sono protetti dal cartone, quindi veramente a livello qualitativo ottimo. Il vetro non è acrilico, cioè il vetro è acrilico ma non è di questo colore azzurrino, questa è semplicemente una pellicola protettiva come viene riportato e si dovrà andare a rimuovere. Abbiamo quasi 2 cm di spessore, un po' meno, e poi ovviamente c'è anche scritto quello che non ho detto prima, che si può pulire con un panno di cotone e acqua pulita facilmente. Le dimensioni, giusto per guardare anche com'è la larghezza, ovviamente 29,7 x 42 è quello che viene indicato, ma con la cornice compresa lo spessore arriva ovviamente quasi a 30 e mezzo, vedete? Quindi è normale che avanza un attimo in più, così da poter mettere all'interno la dimensione A3. Guardiamo anche per il controllo la parte dell'altezza e abbiamo all'incirca un 42,9 42,8. Quindi anche qua c'è un po' di spessore che avanza. Devo dire che è un acquisto che rifarei sicuramente, è arrivata veramente integra, qua è soltanto rovinato perché appunto c'è questa plastichetta, questa pellicola da rimuovere, che andremo a rimuovere adesso, e magari adesso al volo andiamo a rimuovere anche questo. Vedete, è facile, si preme e la parte dietro si rimuove facilmente, quindi andando a girare. Molto pratico anche in questo senso, e viene rimosso quindi anche questo e questo. Ovviamente la possibilità è di attaccare in questo caso in questo verso la nostra cornice, oppure anche in orizzontale, quindi mettendola così. Ecco, questo è il pannellino rimosso di compensato che lo andiamo a appoggiare qua. E adesso dobbiamo togliere semplicemente lo strato, la pellicola che è presente da questa parte. Come vedete, il vetro è comunque abbastanza spesso, è un acrilico ma spesso. C'è anche sul retro la parte da togliere, quindi il vetro è completamente trasparente, doppia protezione. Adesso vado a rimuovere anche qua
e vado a utilizzare appunto la mia cornice per mettere la tesi. Vi do appuntamento alla prossima review, link in descrizione del prodotto, magari lo trovate in offerta. Ci vediamo alla prossima review.